Eccoci rientrati in diretta per parlare in questo post TG ancora di quello che sta accadendo nel Consiglio Comunale di Udine. Come insomma abbiamo detto, si parlerà. C'è nell'ordine del giorno comunque la possibilità di affrontare il discorso del mancato patrocinio di Italia e Israele, dal momento dalle immagini stiamo vedendo comunque come si va davanti nel Consiglio, stanno intervenendo in maniera come di consueto alternata sia gli esponenti della maggioranza che quelli dell'opposizione. Tra l'altro abbiamo anche da tenere traccia, vi diamo notizia anche di un forte temporale che si sta abbattendo sulla regione. In particolare la Protezione Civile parla di un sistema temporalesco in atto tra Basso Pordenonese e Bassa Occidentale, con nubi fragili grande, piccola e molto vento. Le immagini radar della Protezione Civile comunque parlano di fenomeni temporaleschi molto molto intensi. Abbiamo parlato anche della notizia del disperso in mare a Lignano, con le ricerche che proseguono, e nel dare la notizia abbiamo detto come il temporale che si è abbattuto su Lignano stia dando particolari difficoltà alle ricerche. Non so se siamo in grado di vedere con l'aiuto del nostro touchscreen o meno quelle che sono le immagini proprio di Lignano Sabbiadoro poco prima di questo diluvio che si è abbattuto sulla cittadina. Ecco qua un'immagine davvero anche suggestiva ma quasi inquietante di questo fronte nuvoloso che si è avvicinato e si è abbattuto poi con pioggia violenta proprio su Lignano. Ci sono poi anche ulteriori immagini, qui siamo su delle pagine Facebook che comunque parlano di un raffiche di vento e nubifragio in corso molto forte tra Lignano e Bibione, proprio nella zona rossa. Qui si vede bene proprio Aprilia Marittima, Lignano Sabbiadoro e la stessa Bibione, che poi è stata investita da questa zona rossa, quindi a cavallo tra il Friuli e il Veneto. Ancora qui si può andare a vedere quelli che sono alcuni commenti. Lignano proprio con le classiche piscine investite da un getto d'acqua molto molto importante. Qui invece siamo a San Vito al Tagliamento, se non sbagliamo, sì, servita al Tagliamento, anche qui con pioggia molto intensa. È un video questo in cui si vede proprio l'accoppiata di pioggia e vento che va a investire la cittadina nel Pordenonese, con davvero raffiche di vento importanti. Qui siamo invece a Casarsa, anche praticamente guardate la visibilità che è molto scarsa a pochi metri di distanza per via proprio del getto d'acqua che cade. Questa invece è Casarsa dopo, perché parliamo proprio di fenomeni temporaleschi che poi sono anche concentrati in pochissimo tempo, con il campo sportivo che praticamente in pochissimo tempo è finito sott'acqua. Quindi ancora un'ondata di maltempo come era successo venerdì scorso, che poi crea disagi. Siamo in contatto anche nelle nostre chat interne con tutto quello che sta succedendo, con anche subito alberi caduti in strada che hanno dovuto chiamare poi quelle che sono le squadre di Protezione Civile e Vigili del Fuoco all'intervento per mettere in sicurezza le strade e quant'altro. Quindi come informazione di servizio diamo sempre quella di, soprattutto se vi dovete mettere alla guida in zone che sono investite da questi violenti temporali, di usare la massima cautela. Stiamo parlando, ci muoviamo su svariati fronti per quanto riguarda anche il Consiglio Comunale che continua. Abbiamo parlato del maltempo che sta condizionando anche le operazioni di ricerca del disperso in mare a Lignano Sabbiadoro. Parleremo anche di Udinese, perché domani è una giornata importante per TV12, con una diretta dalle 8.15 alle 20, praticamente con finestre sempre aperte dall'Austria, ma stiamo parlando appunto del mancato patrocinio d'Italia
Israele da parte del comune di Udine che ha sollevato comunque molte questioni. Nel TG abbiamo sentito un dibattito molto acceso tra Govetto ed Ermano, che sono protagonisti adesso in consiglio comunale, ma è una questione che riguarda anche la regione e il consiglio regionale. Ne abbiamo parlato questa mattina con Edi Morandini di Staffedriga e Cristiano Sciaurli del Partito Democratico, che ci hanno dato punti di vista interessanti sulla questione. Sentiamo. Penso che sia stato un errore da parte dell'amministrazione comunale non concedere il patrocinio. Anzi, secondo, io dico, la dico così, secondo me, visto che mi pare che il patrocinio venga chiesto dalla federazione, dalla FIGC, in ogni città dove va a giocare la partita nazionale, penso che sarebbe anche poi passato abbastanza inosservato. Il sindaco ha detto, l'amministrazione ha detto che non ha dato patrocinio perché sarebbe stata una scelta divisiva. Secondo me non darlo è stata una scelta divisiva. Alcuni anche quelli diciamo più centristi si sono detti non d'accordo su questa scelta. Diciamo in casi come questi viene fuori che coalizioni così ampie, così troppo, con troppe diversità dentro, rischiano veramente di mettere in difficoltà e di montare casi come questi. Se fossi stato sindaco di Udine avrei concesso il patrocinio. Punto. E l'avrei concesso per due ragioni. Uno, Israele non è Netanyahu e non è la destra israeliana, Hamas non è la Palestina. Due, Israele non è in questo momento interessato da provvedimenti delle autorità sportive come ad esempio la Russia. L'ex collega Morandini ha detto una cosa importante. Se avesse concesso il patrocinio, probabilmente nessuno se ne sarebbe accorto. Ecco, su questo però sono d'accordo con il sindaco De Toni. Cioè, noi non possiamo far finta che non ci sia una guerra in Israele, non possiamo far finta che non ci siano delle condanne internazionali per come Israele oggi sta conducendo la guerra. Io il patrocinio l'avrei dato, ma avrei anche segnalato questa cosa e chiesto, come sta facendo il sindaco, che di fronte al patrocinio ci sia un impegno. Non possiamo chiedere ovviamente un cessate il fuoco in base alla partita Italia-Israele allo stadio di Udine. Questo ovviamente no. Però possiamo chiedere sì che ci sia un'attenzione e che la partita serva a unire e non a dividere. Unire significa che magari una parte dell'incasso può andare alle vittime dei bombardamenti, da una parte e dall'altra. E in attesa di collegarci proprio da Sala Iace, dove si sta svolgendo il Consiglio Comunale, dove, se non erro, sta parlando il consigliere Mansi, per capire le evoluzioni su questa situazione, tocchiamo anche il terzo argomento di questo nostro post TG, che è l'Udinese, con tra l'altro a breve, Udinese Tonight, puntata come al solito imperdibile del lunedì sera, che sarà da preludio a quello che sarà una cavalcata domani dalle 8:15 alle 20 di sera. Saremo praticamente collegati comunque con i nostri appuntamenti informativi da Bad Kleinkirchheim, perché c'è il Media Day, l'Udinese Calcio che ospita giornalisti di tutte le emittenti, carta TV, carta stampata e TV, e ci saranno anche tante parole: Pizarro, Thauvin, Camara, Barra, Okoye, Pagero. Quindi vi consigliamo di seguirci tra conferenze stampa, interviste, allenamenti, ospiti, giornalisti. Ne avremo davvero per tutti i colori. E poi sarà una settimana che culminerà sabato e domenica con un doppio test amichevole. L'Udinese affronterà il Colonia con la presunta potenziale formazione titolare, poi con chi non ha giocato sabato, domenica sfida i turchi del Konyaspor. Sarà il quarto e quinto appuntamento del precampionato dell'Udinese, che poi si chiuderà con Aris Limassol mercoledì 31 e sabato 3 con la sfida all'Al Hilal di Neymar, Milinkovic-Savic e Koulibaly. Però facciamo un passo indietro e riviviamo cosa è successo invece nella terza amichevole. È arrivato un pareggio amaro 2-2, ma comunque buone indicazioni dall'Udinese. La cornice della Lavantal Arena di Wolfsburg, che ci farà compagnia in queste prossime 2 ore insieme per la terza amichevole dell'Udinese Calcio in questo suo precampionato. Si sgancia ancora l'azione sulla sinistra del Wolfsberger con Ballo che la mette dentro, Karamoko la sponda per il tiro di Scherzer, la parata di Okoye, un nutrito pubblico, la palla che scende dentro ancora Scherzer,
che va di testa praticamente da buonissima posizione, la colpisce molto molto male, la Brenner subito a trovare lo spazio perché il Wolfsberger pressa e va tanto alto con il baricentro, ma poi si scopre dietro, allora Toven come una freccia esibue, palla rimorchio, Brenner si è visto subito che era arrivato col passo sbagliato, forse un po' lungo, poi ballo, un cross lungo, Coglie deve rifugiarsi in calcio d'angolo perché il cross di Ballo era diventato un tiro. A Ballo anticipa Giannetti, Ballo in area, il sinistro va vicino al palo della porta di Coglie, sterza e va sul sinistro, poi rivuole il destro, poi Brenner non chiude il triangolo, lo fa con Lucca, calza male ancora Brenner, easy bue dentro per Toven, bella trama dell'Udinese, Toven era liberissimo, Brenner è andato da solo, poi Zarraga con la palla che finisce fuori di poco. Adesso c'è Camara, il cross teso di Camara, Lucca, il vantaggio dell'Udinese ancora con Lorenzo Lucca che deve mettere la testa su un bellissimo cross di Camara, come dice Luca, il primo vero bel cross fatto nella partita è gol, perché comunque l'abilità nel gioco aereo del 17 è evidente. Quarto gol in questo precampionato per Lorenzo Lucca, che ha sfruttato il gran lavoro di Camara, doppia finta, se la porta sul sinistro, cross forte, si stacca da Wimmer, la mette all'angolino, Udinese in vantaggio con Lorenzo Lucca, rispettivamente sabato e domenica, mentre c'è il cross di Scherzer per Zukic. Oh, Coglie gli dice di no, adesso gli è scoperta l'Udinese perché è uscito Ferreira, Gattermeier, oh, Coglie ha spazzato via anche questa. L'errore di Zukic, la palla recuperata dai Bosele, strappo di Bosele, palla per Toven, dentro per Lucca, ancora Lorenzo Lucca, 2-0, doppietta per l'attaccante dell'Udinese che ha dovuto per solo spingere in rete un bel assist di Florian Toven, tutto nato da un grande errore di Zukic, ma da uno strappo poderoso di Bosele che fa subito la prima cosa buona della sua partita e ispira il gol del 2-0, tanto per cambiare, Lorenzo Lucca. Seconda doppietta consecutiva e quinto gol in questo suo precampionato, numeri che diventano importanti. Guardate qui Bosele che incenerisce Wimmer, poi la lascia a Toven che di destro regala a Lucca il più facile dei rigori in movimento. Gessand si avventura, rischia, la perde, Pesinger va da Karamoko per il gol di Gattermeier e si arrabbia tantissimo Padelli, errore grave di Gessand che l'ha persa in uscita, poi bravo Pisinger a trovare Karamoko, molto molto altruista Karamoko a dare un pallone d'oro a Gattermeier. Corner sul secondo palo e arriva il pareggio di Koizek che piega le mani a Padelli e trova il 2-2 che la squadra austriaca ha cercato in lungo e in largo in questo finale, lo trova proprio sul corner pennellato sulla testa di Oisek, i due nuovi entrati, corner di Omic e colpo di testa di Koizek a fissare quello che sarà probabilmente il risultato finale, 2-2. E infatti finisce qui la partita, Padelli ci arriva con il guanto sinistro ma non la toglie dallo specchio della porta, Koizek chiude la partita, pareggio per l'Udinese, 2-2, doppietta di Lucca, poi il gol del Wolfsberger con Gattermeier e Koizek. Quindi vi ricordiamo domani questa lunga giornata che è sicuramente molto molto intensa per i colori bianconeri e la doppia amichevole sabato e domenica da non perdere sugli schermi di TV12 entrambe le giornate, entrambe le partite, calcio d'inizio alle ore 16. Torniamo però all'argomento principale di questo nostro post TG, mentre non si sblocca la situazione al Consiglio Comunale, quindi tutti gli aggiornamenti ovviamente sono rimandati alla giornata di domani, quando comunque avremo la conclusione dei lavori e vedremo se si parlerà del mancato patrocinio della gara Italia-Israele. Prima di salutarci vi riproponiamo il dibattito che è stato in alcuni frangenti molto aspro tra i consiglieri comunali Govetto ed Ermano proprio su una questione che ovviamente smuove tanto quella che è l'opinione di tutti.
Questa è un'operazione che al sindaco non porta nessun vantaggio, porta vantaggio all'ala, come dire, più estrema della sua maggioranza, ma non porta vantaggio, a mio avviso, né alla lista civica del sindaco, né, come dire, alla parte moderata, tant'è vero che Italia Viva e Azione si sono immediatamente prese le distanze. Poi non si capisce perché, se il consigliere Di Lenardo parla in nome dei comitati pro-Palestina, può farlo, e il comitato pro-Palestina non è politico, se abbiamo dei cittadini che parlano di sicurezza e qualche consigliere comunale che prova a difendere quei comitati, allora no, fascisti. Cioè, anche questa cosa qua io non me la spiego. Buttiamo dentro anche la ricetta della carbonara a questo punto, che alcuni la vogliono fare in un modo, alcuni in un altro. Però se questi qua vorranno fare per una ripicca su un tema del genere, escludere Udine dalle partite, ci dispiacerà, per carità, però è un po' vergognoso, e secondo me anche il consigliere Govetto dovrebbe, la PGC aspetterà che cambi sindaco. Quando cambierà sindaco tornerà a venire allo Stadio Friuli. Allora, se è così lo scenario, non ci saranno grandi problemi. A me mi ha colpito personalmente, giudizio poi personale, quanto questa cosa ha fatto clamore, sì. Perché insomma è proprio come dire, aver rotto un po' il giochino, come dire, ma come ci si permette di toccare il calcio? Ovviamente il calcio è un luogo ampiamente politico, è inutile starcela a raccontare, tutti gli scandali della FIFA, ma anche tutto quello che accade in Italia su come vengono trattate le squadre di calcio, è ampiamente politico, però se ti permette di uscire dal frangente e rompere un po' il giochino, tutti si attaccano. Allora forse era proprio lì il punto in cui andare a toccare, perché non si è parlato, almeno in questa regione, mai così tanto del conflitto, se non adesso. Nessuno è contranazionale, anche questo taglio. No, qua non è che si tocca il calcio, si tocca la nazionale. Voi siete contrari alla nazionale, questo è il tema. No, nessuno è contranazionale. Però non dare il patrocinio alla nazionale vuol dire che la nazionale nel comune di Udine non è un valore. È la guerra che voi avete tirato dentro, ma qui si tratta di rispondere alla FIGC che chiede il patrocinio per la nazionale di calcio. Come puoi, con raziocinio e logica, fare questo salto? Per caso la partita non si farà? La partita, ho già detto, non solo si farà, ma il sindaco non ci sarà a vedere la partita. Perfetto, voglio vedere. Diciamo, se poi il sindaco vorrà vedere la partita, penso che sarà accolto dallo stadio, ma io ho la sensazione che il sindaco e l'assessore allo sport non si presenteranno a vedere la partita. Flash conclusivo da Sala Iace, nei pressi della Sala Iace, con Omar Costantini. Sì, eccoci Stefano. Dunque, non è emerso nulla in questa mezz'ora, si sta discutendo d'altro. Al momento, per quanto riguarda il famoso mancato patrocinio alla partita tra Italia e Israele, non concesso dal Comune, all'interno dell'Agorà in corso non si parlerà, almeno mentre siamo qui in diretta, si parlerà forse più tardi, ma la forte sensazione è che si sta andando un po' a scemare quello che era l'interesse da parte anche dei pochi ma presenti in sala. Ti segnalo anche Ugo Rossi, tra l'altro, tra il pubblico, prima dialogava con Stefano Salmè, intanto l'orologio è tornato a ripartire, questa è una cosa importante, anche se ha 10 minuti di ritardo rispetto a quello che è l'ora in corso, però quello che conta, ripetiamo, per quanto riguarda questa mozione, questa interrogazione all'interno del Consiglio Comunale in merito alla mancata concessione del patrocinio di Italia-Israele, non si parla, si parla d'altro, forse ci sarà un passaggio verso la fine di questa seduta consigliare in corso a Udine. Io ti ripasso definitivamente la linea per chiudere anche il post-IG. Omar Costantini, io la ripasso immediatamente alla regia ringraziandovi per averci seguito e augurandovi una buona serata in nostra compagnia.